Dottoressa, ci parli dell'ISMET? L'ISMET è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la cura e la ricerca delle insufficienze terminali di organi. È un centro di eccellenza per i trapianti, è un punto di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo. Ha 107 posti letto, un tasso medio di occupazione dell'80%. In media esegue circa 2.800 ricoveri all'anno, 40.000 pazienti ambulatoriali, 170 trapianti, 650 interventi di cardiochirurgia, 700 di chirurgia oncologica intesa come addome e chirurgia toracica e 4.600 procedure mini-invasive. Se un cittadino vuole essere visitato in questa struttura, cosa deve fare? Il cittadino deve chiedere una prima visita ambulatoriale al termine della quale il medico specialista deciderà se inserire o meno il paziente in lista d'attesa. Le nostre liste d'attesa seguono le classi di priorità come da normativa e riusciamo con molte difficoltà a rispettare i tempi massimi di attesa che seguono quindi l'urgenza clinica. E quindi paga solo il ticket? Paga il ticket perché siamo una struttura convenzionata accreditata col Servizio Sanitario Regionale e paga il ticket per l'ambulatorio, per il ricovero, per il day hospital non c'è il ticket. Qual è la situazione del personale che lavora qui? Ad ISMET lavorano circa 110 medici e 300 infermieri. Nel 2018 poche persone hanno lasciato il nostro istituto. Anche l'indagine sul benessere organizzativo che abbiamo fatto nel 2018 ha dato un buon risultato che indica appunto un buon benessere aziendale. A questo proposito abbiamo avviato una serie di programmi di riconoscimento del personale, fra cui il premio ACES che premia il miglior dipendente ISMET o PMC, che si è distinto nel corso dell'anno per impegno, passione e aderenza ai valori dell'istituto. Un altro programma che abbiamo avviato di recente è il DESI Awards, in cui viene premiato trimestralmente un infermiere, ma a premiarlo sono i familiari e i pazienti dei familiari, quindi ha più valore. Secondo lei quali sono i vostri punti di forza? Il punto di forza, il nostro modello organizzativo parte dall'informatizzazione, probabilmente questo non è comune a tutte le strutture ancora. Su questo il Centro Medico dell'Università di Pittsburgh ha investito, che è il socio istituzionale insieme alla Regione Sicilia per la gestione di ISMET, ha investito molto fin dalla nascita della struttura. E l'informatizzazione comporta la possibilità di avere a disposizione una enorme quantità di dati che vengono utilizzati di fatto per migliorare la qualità delle cure erogate al paziente. Da un lato la qualità, dall'altro consente al nostro controllo di gestione di fare un'analisi dettagliata dei costi. Cosa pensa della combinazione tra pubblico e privato? Credo che sia la cosa ideale, perché il partner privato fa la differenza. Nella vita, diciamo, nella nostra attività lavorativa si sente ed è quello che secondo me fa la differenza rispetto alle altre strutture pubbliche.